Nella sala convegni del Castello degli Acaia di Fossano, un convegno organizzato dal settore carrozzerie di Confartigianato Cuneo dedicato alla qualità, competenza e innovazione nella carrozzeria. Ma il discorso si allarga anche all'agroalimentare, perché tra gli interventi c'è anche quello di Mauro Olivero, che è dell'associazione La Granda Presidio Slow Food, carne piemontese, eccellenza assoluta. Soprattutto la filiera della carne ha dimostrato di essere un potenziale esempio molto forte, molto virtuoso e trainante per lo stesso settore della carrozzeria. Quindi accoppiare questi due filoni completamente diversi ma non contrastanti può essere di grande aiuto. Assolutamente sì, ringrazio per l'invito, anche perché penso che storie differenti da ogni settore possono essere modo di imparare sempre qualcosa di nuovo. Noi, in quanto allevatori di un consorzio quale La Granda, abbiamo cercato di provare a cambiare un sistema di mercato che andava a imbottigliarsi sempre in più sulla globalizzazione. Abbiamo cercato semplicemente di rendere il nostro prodotto più qualitativo utilizzando esclusivamente i prodotti della nostra azienda, quindi mais e tutte le materie prime di per sé, e da quest'ultimo biennio stiamo anche lavorando sul discorso della micorizzazione dei terreni, cioè inoculare microrganismi, batteri e funghi all'interno del terreno per ottenere così un prodotto di maggiore qualità, e tutto questo in modo naturale. Quindi la terminologia simbiotico rappresenta un po' la nuova frontiera dell'agricoltura, il limite cui tendere, insomma, per guardare al futuro. Assolutamente sì, perché come lo dice il nome stesso, simbiotico mette in simbiosi la terra con ciò che viene prodotta. Di conseguenza noi che produciamo carne siamo la parte finale del prodotto che noi andiamo così a mettere in commercio. Il nostro senso è quello che se tu coltivi bene i tuoi terreni avrai così anche un prodotto di altissima qualità nel piatto, e di conseguenza potrai star tu decisamente meglio anche mangiandolo. Canavesio, tutti gli anni i carrozzieri fanno il punto della situazione e soprattutto guardano al futuro con un occhio al passato, quindi competenze di un tempo, tecnologie di oggi, ma soprattutto uno sguardo al mondo digitale di domani. E il convegno di questa sera al Castello degli Acaia ha messo un po' assieme tutti questi aspetti, se vogliamo. Beh, diciamo che fa parte di quella che è l'evoluzione naturale un po' di tutti i mestieri. Il nostro, diciamo, un po' più degli altri, perché si parla non solo più di riparazioni tradizionali, ma anche di parti elettroniche, di parti diciamo così, che necessitano di una formazione di un certo tipo. Vediamo che anche all'interno delle nostre aziende c'è bisogno di un megatronico per poter affrontarci con riparazioni su auto molto tecnologiche e su un'evoluzione tecnologica, diciamo, importante. Dal vostro punto di vista come categoria, voi comunque fate dell'aggiornamento da sempre un vostro punto di forza, non siete mai rimasti ancorati unicamente al passato? Beh, stasera parleremo di formazione. Formazione vuol dire che noi circa 18 anni fa ce ne eravamo già accorti che c'era questa necessità per un ricambio generazionale, di conseguenza noi abbiamo cercato i partner giusti, sono qui questa sera perché ci dessero la formazione giusta e che si arrivi poi praticamente preparati a quello che è il nuovo mondo, diciamo, della tecnologia, dell'auto, di tutto quello che può essere anche la parte informatica. Paolo Mellano, perito meccanico, insegna al famoso centro di formazione professionale dei Salesiani, che è conosciuto universalmente, insomma, come una fucina anche di carrozzieri. In questo caso la tecnologia per i giovani può aiutare molto, perché intanto sono generazioni nuove, quindi anche pronte forse più degli altri e degli adulti a recepire le novità. La, diciamo, nuova frontiera digitale per i carrozzieri come si può configurare? Allora, abbiamo degli ottimi contatti, ringraziando ovviamente, una premessa veloce, a tutti i carrozzieri che in questi anni hanno collaborato con la scuola. Noi da 17 anni che stiamo facendo questi corsi professionali per i ragazzi, quindi un ringraziamento speciale va a tutti i carrozzieri che hanno collaborato in questi anni, alla Confartigianato sicuramente, a Canavesio che insieme alla Standox ha portato avanti, e poi abbiamo la fortuna di avere veramente tantissime ditte che ci stanno dietro, ci aiutano a livello di formazione, vengono da noi, insegnano tutte le nuove tecnologie, novità, e tutto quanto è supervisionato da Gianni Campaci, che in questi anni è stato per noi veramente il punto di forza e il punto veramente con una passione incredibile da trasmettere a noi come formatori e soprattutto da trasmettere ai ragazzi. Quindi stiamo sempre sull'innovazione, quindi grazie a questi personaggi e tutte le varie ditte andiamo avanti su questa linea.
Presidente Massimino, i carrozzieri sono forse una delle categorie al contempo più tradizionali ma anche più aperte al futuro. Ad esempio l'era digitale spalanca nuove opportunità anche lavorative proprio per il settore carrozzeria. Ma da sempre la categoria dei carrozzieri è una delle più attive e poi in provincia di Cuneo veramente abbiamo un gruppo che sa coinvolgere le carrozzerie che ci sono sul territorio e poi ha la capacità di portare le esperienze della nostra provincia, le necessità della categoria a livello regionale, a livello nazionale. Quindi sicuramente un impegno forte dei nostri artigiani che si occupano di questa specificità e oltre questo direi che sanno da anni portare avanti un discorso di qualità, di innovazione, di tecnologia e questo direi è un aspetto importante e basilare per il futuro della categoria stessa. Aggiungerei ancora che da sempre il nostro gruppo carrozzieri collabora con le scuole professionali e anche qui un altro grande valore che si porta avanti della formazione professionale che ha generato in questi anni tanti ragazzi che si sono diciamo così appassionati di questo lavoro e quindi c'è possibilità di continuità. Mondo della carrozzeria, mondo dell'innovazione e della tecnologia sembrano diametralmente opposti, in realtà invece gli opposti si conciliano perché uno ha bisogno dell'altro e la carrozzeria soprattutto guarda al futuro in questo senso. Esattamente, esattamente. La tecnologia è il futuro soprattutto nel mondo della carrozzeria dove i prodotti continuamente evolvono, è necessario avere sempre, apportare innovazioni, seguire quelle che sono quindi le variazioni e le migliorie che vengono apportate per apportare chiaramente delle attrezzature specifiche che aiutino e collaborino sia a livello tecnologico sia a livello di ecologia i carrozzieri e tutti gli operatori nel settore. Ci sembra che i carrozzieri siano una delle categorie di artigiani che meno resiste diciamo alla tradizione, cioè è portata ad innovare insomma per scelta anche proprio di professione. È verissimo, è verissimo. Seguono molto l'innovazione, gente che segue, investe, è molto attenta, segue anche il discorso di ecologia e quindi è particolarmente attenta ad aiutare anche gli operatori che lavorano al loro interno a lavorare in posti salubri e quindi molto sani. Un settore come quello della carrozzeria notoriamente tradizionale, quindi ancorato anche un po' per certi versi al passato, alle competenze, alle conoscenze acquisite in passato. Proiettarsi nel mondo digitale vuol dire anche mettersi in gioco, quindi rappresenta una scommessa di innovazione per un settore tradizionale come questo. Certo, secondo me comunque fa parte dell'imprenditoria, anche perché se si va verso il futuro bisogna anche andare verso nuove tecnologie, proiettarsi verso quella che può essere la richiesta anche del cliente. Il cliente sta andando sempre di più verso queste tecnologie e quindi è giusto che anche il carrozziere come imprenditore ma anche come presenza in una vita sociale sia in grado di proiettarsi verso queste nuove tecnologie. Dal punto di vista della formazione, comunque le competenze richieste sono sempre più ampie e sempre più articolate. Questo richiede un grande impegno anche in prima persona dei carrozzieri. Certo, ma è per questo anche che ci sono le aziende che sono in grado di dare questa formazione, perché molto spesso attualmente purtroppo ci sono tante persone che si improvvisano. Invece è molto importante avere le conoscenze tecniche, saperle spiegare in modo da abituare le persone anche a utilizzare con una certa nonchalance, diciamo, certe tecnologie, ma anche usarle in modo corretto. Quindi togliendosi da tutti quelli che possono essere i rischi, perché ci sono anche dei rischi sull'uso delle tecnologie ed è giusto che le persone o i carrozzieri in questo caso ne siano consapevoli per poterle usare nel modo corretto e sfruttare soprattutto anche commercialmente nel modo corretto.